Torniamo per piacere sulla chart del voto, l'ultima, si può? Perché volevo un commento, anche se non la vediamo, però hai visto intanto, i risultati. Intanto, un primo commento prima del tuo intervento. Allora, intanto che mettono la chart, mi è venuta in mente una brevissima barzelletta del famoso, la società che fa scarpe, che manda due commerciali in Africa. Uno chiama e dice, fantastico, l'ottimista, fantastico, nessuno ha ancora le scarpe. L'altro chiama e dice, non facciamo niente, qui non si usano le scarpe. Allora, la domanda è, il 54% riusciamo a coinvolgerlo in questa difficile, però fantastica, innovazione che abbiamo a portata di mano e che, come Aldo Bonomi un attimo fa lì mi diceva, ma la tecnologia costa molto meno ed è molto più facile oggi. Allora, se è così, allora c'è un grande mercato anche per l'information technology, se no effettivamente... è la conferma che il nostro paese ha difficoltà a affrontare questa... Mi sembra però che questo risultato mostri quel famoso spread tecnologico che abbiamo visto prima, che ci separa dalla Germania, sia in sintonia, no? Sì. È il sistema paese, non è soltanto questo mondo, sei d'accordo? Sì, esatto, assolutamente. Siamo in sintonia con l'America. Assolutamente, purtroppo sì. Io farei partire il filmato, dopodiché... Però ringrazio della onestà, commentavamo dell'onestà di questa risposta, che è importante perché è già un punto positivo. Filmato e intervento di François de Barbante. Si può immaginare. Nell'anno 2020 i media e la comunicazione mobile hanno radicalmente trasformato l'economia e la vita di tutti i giorni in un modo inimmaginabile. Tutti hanno accesso alle informazioni sui dispositivi mobili e contribuiscono alla comunità. Ma i media come li conosciamo hanno smesso di esistere. Il mobile ha trasformato il mondo in un centro di informazioni globale e ha introdotto opportunità di business rivoluzionarie. Il 2010 è stato l'anno in cui il mobile ha collegato il mondo. Considera, 2009, 300 milioni di app scaricate. 2010, 5 miliardi di app scaricate. Se la popolazione mondiale fosse cresciuta alla stessa velocità, sarebbe passata da 7 miliardi di persone nel 2009 a 112 miliardi in un solo anno. Nel 2010 esplodono i servizi di geolocalizzazione. 2009, 200.000 utenti di Foursquare. 2010, 5 milioni di utenti e un check-in di un astronauta nello spazio. Ma parliamo di soldi. Posti di lavoro creati dall'industria del mobile, 2 milioni e 400 mila. Denaro investito da operatori wireless in un anno, 20 miliardi e 400 milioni. In sintesi, il 2010 ha significato più eventi, più dati, più terminali, più app, più sviluppatori, più concorrenza, più mobile. Nel 2020, il mondo dei mobile media sarà sempre di più il nostro mondo. Bene, non ci conosciamo e allora devo un attimo presentarmi. Vi dirò subito, come si vede, non sono un nativo digitale, sono nativi digitali quelli nati dal 1990 in poi, non sono ingegnere e allora vi domanderete perché diavolo mi è stato chiesto di occupare 20 minuti del vostro tempo a parlare di queste cose. In realtà credo che la spiegazione che da 30 e passa anni seguo il settore delle telecomunicazioni e dell'information technology, cercando di capire, in un'ottica di politica industriale, cioè cercando di capire come il nostro paese può usare meglio queste tecnologie, come si possano vendere meglio, come si possano utilizzare meglio. Il nome della società si chiama Between, che vuol dire in mezzo, quindi sono anch'io in mezzo, come giustamente Aldo Bonomi vi ha descritto, con tutte le difficoltà del caso. Però è evidente che bisogna lavorare sui due fronti, perché il mercato si fa in due, cioè quando domanda e offerta si incontrano nel momento giusto, al posto giusto, con le cose giuste e al prezzo giusto. Allora, vi faccio un po' una carrellata in questi brevi minuti. Parto dal titolo. Il titolo è Fare rete con la tecnologia. Quindi non è tecnologia, è fare rete con la tecnologia, e poi opportunità e barriere, perché ci sono le une e le altre. Passerò rapidamente questi punti. Entriamo un attimo nell'evoluzione tecnologica.
Il breve filmato e questa chart vi danno l'idea che 72-2012, in scarsi, perché poi il 72 è proprio largo, diciamo in 40 anni, c'è stata una cavalcata, uno sviluppo tecnologico che non si è verificato nel resto della storia dell'umanità. E qui, adesso non li percorriamo tutti, ma vedete che si parte, la fine degli anni 70 è stata caratterizzata dall'arrivo del personal computer, al 90 è partito il mobile e internet, è arrivata nel 2001 la banda larga di cui tanto parliamo, ma è del 2001, e oggi stiamo rimettendo mano al televisore. E in questa carrellata vedete apparire i videogiochi in varie forme, il personal computer ha avuto un'evoluzione fortissima, è molto sceso di prezzo, e poi sono apparsi dei terminali sempre più intelligenti, sempre più piccoli, sempre più facili. Guardate che tutti i centri di ricerca del mondo dell'information technology in questo momento stanno cercando di trasformare il digitale in analogico, cioè di tornare ai sensi dell'essere umano. E questo è il motivo per cui, facendo touchscreen sull'iPad o sull'iPhone, abbiamo riconquistato generazioni a questo tipo di innovazione. Rendendo tutto più facile, vuol dire appunto che è, i tre punti in alto, centralità dell'utente finale, è il consumatore oggi il focus dell'information technology, c'è uno spostamento verso i consumi di massa e c'è un'accelerazione della velocità di diffusione. In questo grafico, in fondo, appare un nome, Google, e poi ne abbiamo messi altri due, Facebook e YouTube. Se ne potrebbero mettere ovviamente Apple, perché è quella che ha fatto la grande rivoluzione dei terminali, e poi Amazon, eBay, sono tutti nomi di grandissime società. Pensate che Facebook ha lanciato adesso l'IPO per una cifra che viaggia tra i 75 e i 100 miliardi. Allora, sono tutti nomi global, sono grandi società internet globali. Ma allora la domanda è: tutto i terminali, il parco terminali, è solo per veicolare i loro servizi? Questa è la domanda di fondo. Causa-effetto dello sviluppo dei terminali e degli smartphone è perché esiste Google, perché esiste Facebook, perché esiste Twitter, ma ci fermiamo qui? Cioè, ci fermiamo a comprare degli smartphone per vedere i servizi che loro ci danno, interessantissimi, o ne facciamo qualcos'altro? Questo è, il primo punto di domanda. Ma che cosa è accaduto? È accaduto che l'innovazione, in questi anni che ho citato prima, è entrata in casa col personal computer, purtroppo non in tutte le case, vi ricordo che purtroppo molti italiani non usano internet, e poi si è spostato nelle mani del consumatore finale. Quando è arrivato nelle mani, è evidente che è uscito di casa prima col telefonino per telefonare, oggi ha nelle mani, come giustamente diceva Marco Costaguta, una potenza di calcolo impensabile pochissimo tempo fa. E cosa s'aspetta? S'aspetta di trovare un sacco di cose su questi pochi centimetri quadrati, che per la cronaca sono i centimetri quadrati più guardati dall'essere umano nella storia dell'umanità. Pensateci un attimo quante volte guardate lo schermo del vostro iPhone, smartphone, qualcosa. Allora, c'è stato questo trasferimento e il consumatore dà per scontato che il suo smartphone sappia dove lui si trova e che cosa c'è intorno. Questo ormai è entrato nel consumo, nella percezione. E quindi si aspetta sempre più servizi. Purtroppo dobbiamo riconoscere che il nostro paese è lento. Vedete, i terminali sono prodotti nel sud-est asiatico,
I nomi che vi ho detto delle grandi compagnie global, internet global, sono nomi non italiani. Magari il numero 2 di Amazon è un italiano, e così via. Però è come se fosse partito, guardate che l'iPhone ha pochissimo tempo, ha 3 anni, è come se fosse partito un tapis roulant, la cui velocità noi non la gestiamo, e quindi non ci resta che 2 alternative, o scendere dal tapis roulant, con tutti gli annessi e connessi, o accelerare e sfruttare questa opportunità. Però voi vivete di consumi fuori casa, e cosa vi aspettate che succeda? Che questi consumi, che i locali, se ne parlava prima, i locali in cui questi consumi avvengono siano più coinvolgenti, più dinamici, più sociali, anche più economici di fronte alla crisi, più accoglienti e più localizzati. E questo può avvenire grazie a queste tecnologie. Ma c'è di più. Tutto questo, tutti questi aggettivi che ho usato, fanno la customer experience cosiddetta. Allora, ci sono due economisti americani che hanno pubblicato un libro interessantissimo che si chiama L'economia dell'esperienza. Dicono una cosa semplice ma potente. Dicono perché, e citano il caso che sto per dirvi, dall'America, dicono perché al Florian di Venezia sono disposto a pagare il caffè 4 volte il suo prezzo, perché sto vivendo un'esperienza indimenticabile. Quando io vivo un'esperienza positiva, il prezzo cala, diciamo, nell'attenzione del consumatore. Allora noi abbiamo un evidente bisogno di creare una situazione di customer experience positiva, e abbiamo oggi degli strumenti interessanti che sono già nelle mani dei nostri consumatori. E prima vi dicevo che molte famiglie, diciamo il 50% degli italiani è fuori da internet, ma gli smartphone hanno una penetrazione incredibile, un italiano su 3 ce l'ha già in mano, e quindi siamo molto sensibili a questo tipo di innovazione. Ma non finisce qui, vedete che ci sono delle freccette qui laterali, perché c'è un mondo di fianco. Cioè il vostro consumo fuori casa è e verrà soprattutto contestualizzato in qualcosa che è chiamata Smart City. Non è un'invenzione dell'information technology, è che le nostre città, e lo si vede in questi giorni, prendete la neve, prendete tutti i problemi, abbiamo bisogno che le nostre città siano più fluide, più amiche, più connesse, più intelligenti, più semplici. E che cosa può consentire di realizzare questo sogno? L'information technology. E non con delle operazioni titaniche, intervenendo in maniera intelligente sui processi della città. Allora però capite che questa doppia situazione, cioè i consumi fuori casa, i locali e così via, saranno contaminati e viceversa da questo, a cui aggiungo l'internet delle cose, è l'altra ondata di innovazione che sta arrivando, cioè che tutti gli oggetti saranno collegati in rete. Ecco, credo che questa chart, questa immagine vi coinvolga profondamente, perché è lì che voi operate e opererete. E quindi, tornando all'ultima domanda che vi è stata posta, bisogna affrontare il tema dell'innovazione. Ma uno dice, sì, ma se il mondo esterno, il contesto della città cambia, io azienda come faccio? Allora qui non c'è il tempo di entrare ovviamente, ma le vostre imprese devono affrontare, devono, come dire, utilizzare l'information technology, non solo perché ce l'hanno i consumatori, ma proprio per dialogare con i consumatori, con la città intelligente, con i locali in cui avvengono i consumi. E qui vi chiedo soltanto di memorizzare 4 titoli su cui vi prego nei prossimi mesi, settimane, mesi, di porre attenzione. I titoli sono il cloud computing, la nuvola. So che fa parte della difficoltà di comunicazione dell'information technology, chiedervi di entrare in una nuvola non è di per sé positivo, però vi garantisco che sotto c'è
non solo un'idea, ma c'è già una realtà, un'offerta potente e sostanzialmente vuole rendere facile la nostra vita nelle imprese, e cioè scaricarci dalla fatica quotidiana di gestire la tecnologia. Quindi lì ci sono anche degli spazi di saving, di costi significativi. Poi c'è il tema dell'informazione. Vi veniva detto prima che voi siete in mezzo, voi siete vicini, più vicini al mercato di altri, e tutte le tecnologie di cui ho parlato stanno rendendo possibile l'accumulo, sicuramente. Il problema è cosa farsene poi, l'accumulo di informazioni, ma poi bisogna saperle leggere, profilare e arrivare a usarle per decidere. Quindi, i vostri saperi, come li chiamava Aldo Bonomi prima. Poi c'è il mobile, l'ho detto prima, è indiscutibilmente il punto di dialogo col consumatore dovunque egli si trovi, in qualsiasi momento, e quindi è fondamentale, e lui cercherà informazioni. E i social network, sapete benissimo, fino ad oggi, nel pochissimo tempo, dicevo prima, 75-100 miliardi di Facebook la dice lunga, 800 milioni di persone che lo usano, però l'abbiamo connotata fino ad oggi come un fatto dei giovani. Bene, oggi ci sono aziende che usano Facebook al loro interno in maniera intelligente e la usano anche per intervenire in rete, a difendere i loro prodotti, a sottolineare i loro brand e così via, e poi ne fanno uno strumento di e-commerce, per esempio. Quindi non guardate ai social network come qualcosa che non vi riguarda. Bisogna imparare e essere dentro. Allora, tutto questo però, come giustamente ha fatto prima Marco Costaguta, va contestualizzato. Tutto quello che ho raccontato fino adesso ha del positivo per definizione, del difficile. Non è facile, lo dico per primo io, non è facile comprare la tecnologia, usarla, cioè richiede insomma degli sforzi, però adesso abbiamo anche una grande scusa. Beh, siamo in crisi, quindi allora il rischio è che si inneschi, lo dice anche prima Marco Costaguta, un circuito, anzi ci siamo in questo circuito negativo e vizioso, e cioè crisi economica, minor propensione di investire in tecnologia, minor innovazione. È la fine, perché se c'è una cosa documentata, documentatissima, è che l'innovazione, information technology, è una delle grandi leve per far crescere il sistema industriale. Perché? Perché fa saving da una parte e rilancia in positivo dall'altra. E quindi non possiamo assolutamente permetterci di rimanere su questo circuito vizioso, ma dobbiamo fare un'operazione e spostarci e cambiare il circuito, e cioè partire da creatività, aggregazione e condivisione del rischio. In questa piccola frase c'è per definizione il fatto che non lo si fa da soli. La seconda, iniziativa tecnologica ad alto impatto, sotto massa critica si combina poco, e innovazione sostenibile, perché, come vi dicevo prima, grazie al cielo, l'information technology si presenta oggi in modo leggero. Non vi si chiede di mettere un mainframe, un grande calcolatore nella vostra azienda. Vi si presenta con un approccio analogico, più facile da usare, con dei costi diversi. Bisogna saper negoziare, come diceva, e quando si è in tanti si può negoziare insieme per avere questa innovazione. Però c'è una condizione, che è il primo, che è creatività, aggregazione e condivisione del rischio. Ecco, ma vediamo un attimo gli impatti sull'industria, il resto va molto più veloce, vi avviso. Impatti sull'industria. Cioè, la vostra filiera, l'ho presa così come la usate voi di solito, bene, si può intervenire su questa filiera, non si tratta di rivoluzionarla, si tratta di rafforzarla e renderla più efficiente. Vedete, voi avete un vantaggio nelle difficoltà che sono state descritte, avete un vantaggio, voi spostate atomi, non spostate bit,
o almeno il vostro core è spostare atomi, vuol dire prendete dei prodotti e li spostate. Vi suggerisco di usare i bit per fare meglio questo mestiere, ma c'è un settore che tutti noi conosciamo che spostava bit, è il settore della musica. Bene, il settore della musica di fronte a queste tecnologie è stato svuotato in un attimo, perché spostando bit si possono spostare in modo diverso. Che cosa c'è però di fatto? È che voi non rischiate di perdere il ruolo, rischiate l'effetto, il perdere il business completamente, rischiate di diminuire il valore del vostro ruolo, mentre queste tecnologie vi consentono probabilmente di aumentarlo. Allora, non parlo dei quattro perché non c'è tempo, però parlo del quattro, cioè dei trend tecnologici a valle e poi del tre. Allora, i trend tecnologici a valle, nuovi format, Wi-Fi, sigla penso nota a tutti, e schermi, nuovi schermi che possono così conquistare, le frontiere del micropagamenti e social commerce. Non c'è il tempo di entrare, però vi voglio sottolineare una cosa importante. Non crediate che l'arrivo della nuova tecnologia implichi dei modelli, di cambiamenti dei modelli. Si tratta di rifare in maniera più intelligente, più efficace, alcune cose che si facevano prima. Facciamo l'esempio. Wi-Fi. Ma in quanti bar la televisione ha rappresentato un oggetto che teneva la gente dentro? Magari la gente prendeva solo un caffè, ma stava lì. Provate a togliere da certi bar la televisione, e non da tutti forse, ma da certi bar. Ecco, oggi il Wi-Fi è così. Io ho girato quest'anno la Grecia, scendevo, prendevo un caffè dove c'era Wi-Fi. Allora, capite che non è un'altra cosa se non dare a chi arriva lì col tablet l'occasione di sedersi e incominciare a consumare. La stessa cosa Groupon. Ma Groupon è un modo per dei butta dentro, cioè raccolgo un gruppo di persone e lo porto da una parte o dall'altra. Ecco, quindi vivetelo in questo modo, rielaborate i modelli che sono in natura, che sono quelli con cui ci si comporta, perché non possiamo modificare il comportamento della gente, possiamo innovarlo. L'altra cosa sono le sinergie tra i distributori e i punti di consumo. E qui vado molto veloce, la mobilità, no? La mobilità è un punto centrale, perché lo dicevo prima. Allora qui vi faccio un esempio, Expert, catena che noi conosciamo tutti. Bene, Expert ha aperto quest'anno a gennaio, è arrivata su tutti gli smartphone e tutti di qualsiasi tipo, sia iPhone, Apple che non, con una nuova applicazione. In velocità vi leggo un pezzetto del comunicato stampa del 9 gennaio, l'altro giorno. Allora dice: Marco Polo presenta una serie di funzionalità innovative su tutti i terminali progettate in collaborazione con Modomodo, che è la piattaforma che hanno usato. Primo punto, mobile couponing, la possibilità di ricevere coupon promozionali direttamente sul proprio smartphone per redimerli in negozio. Secondo, offerte esclusive solo per gli utenti mobile, valide solo per un determinato periodo o se si raggiunge il tetto di prenotazioni indicato. Tre, consultazione del catalogo prodotti e la relativa verifica di prezzi e disponibilità presso i singoli punti di vendita della catena. 4. Consultazione delle offerte del volantino e possibilità di prenotarle se disponibili scegliendo il punto di vendita più vicino per il ritiro. 5. Funzione check-in da effettuare ogni volta che ci si reca in negozio, che permette di sbloccare promozioni ed offerte dedicate al raggiungimento di obiettivi prefissati. E ultimo, funzione QR code che consente di fruire di contenuti multimediali dedicati, cioè se io arrivo lì col mio cellulare li prendo. Con My Marco Polo l'utente può inoltre dematerializzare la sua carta fedeltà. Basterà infatti digitare i dati della tessera Marco Polo Club sullo schermo per poter utilizzare la card con il telefono e consultare il proprio saldo punti. Hanno trasferito sul cellulare tutto ciò che sognavamo, facevamo più lentamente, sognavamo di fare più velocemente. L'altra cosa che vi volevo segnalare e che fare rete grazie alle tecnologie, vi segnalo soltanto il caso di Farmidea, cioè di un mondo che ha delle similitudini col vostro, complesso come il vostro, che è quello dei farmaci. Hanno creato qualche anno fa, non tantissimi,
un e-marketplace, centralità farmacista e distribuzione, 8.000 farmacie sono già andati oltre, clienti, grossisti, cooperative, portale web, rete di farmacie, aziende farmaceutiche, un modello di gestione multicanale integrato lungo la filiera, call center e vendita online, 100 milioni di fatturato, riduzione di costi logistici. Ecco, questo per solo per darvi degli spunti e dire che si può, ma si può in rete. Queste sono le due domande che vi sottoporremo dopo, preparatevi, quali sono le barriere e ultime considerazioni. Questi sono i vostri obiettivi, non credo che siano ben sintetizzati: riduzione dei costi operativi, incremento ricavi, sinergie produttori con distributori, sinergie con i punti di vendita e consumo. Vedete dei link, a che cosa possono essere linkati? Possono essere linkati a fatti di tecnologia, la tecnologia come strumento per raggiungere i vostri obiettivi, piattaforma integrata lungo tutta la filiera, sviluppo di applicazione mobile per i punti di consumo, partecipazione attiva e ad iniziative di social commerce, sperimentazione su sistemi di micropagamento, collaborazione con i punti di consumo su nuovi format tecnologici, adozione di tecnologie innovative per supply chain management. E per concludere, due messaggi forti. Il primo è mai fare tecnologia e business, ma business e tecnologia. L'errore dell'information technology, di cui io mi sento parte, quindi responsabile in quota parte, è che abbiamo portato la tecnologia, ma non abbiamo studiato i vostri bisogni. Ecco, credo che da parte dell'information technology si abbia un atteggiamento diverso, ma da parte vostra dovete fare questa operazione di non mettere da parte la tecnologia, ma partire dalle vostre esigenze di business e poi utilizzarle. C'è molto da fare in questo senso. E seconda cosa, innovare in rete. Ripeto, e credo che è uscito anche dagli interventi di prima, bisogna farlo in tanti, perché se vogliamo avere una massa critica e modificare i processi, non si può che fare così. Benissimo, grazie a François de Brabant per il suo intervento. Ho un paio di questioni e poi le domande per il televoto. La prima è questa: Monti ha stanziato un bel po' di soldi perché praticamente da noi la banda larga, la rete infrastrutturale non ce l'abbiamo. Che sviluppi avrà anche nelle località più nascoste del territorio? Perché, caro François, l'Italia è lunga e stretta, ma se la tecnologia non viaggia sulle onde radio, poi abbiamo dei problemi nei riordini, nella trasmissione di informazioni con la vendita, eccetera. Quali sono le tue previsioni? Cioè, avremo un'accelerazione adesso di questo sviluppo? Bastano le risorse stanziate dal governo Monti? Beh, non le hanno ancora stanziate sul tema. È un'ipotesi. La banda larga, il nostro paese non giustifica l'uso di internet, usiamo questo parametro, purtroppo è scarso e non giustifica gli investimenti degli operatori. E siccome abbiamo liberalizzato e privatizzato tutti gli operatori, abbiamo a che fare con delle aziende private. Non abbiamo più, come fino al 98, un incumbent in monopolio e pubblico, e parapubblico perché era già misto. E quindi, signori, dobbiamo usare di più se vogliamo allargare la banda. Se no, come dicono in tanti, ci teniamo la banda che ci meritiamo. Non è possibile che ci siano dei soggetti privati che investono, che portano la fibra, se poi ci basta mediamente 2 mega a tutti, neanche a tutti, a metà del paese. Non funziona. Quindi torniamo da capo, è un circolo virtuoso da mettere in pista, anche dal punto di vista infrastrutturale. Adesso hanno investito 4 miliardi nelle nuove frequenze per le nuove tecnologie mobile, capite che anche quello è un tema. Vediamo quali sono adesso le opinioni della platea sui due quesiti, se non sbaglio, che abbiamo individuato. Mano al televoto. Il primo argomento è: quali sono le opportunità della tecnologia? Riduzione dei costi operativi, incrementi ricavi, sinergie tra produttori e distributori o sinergie con i punti di vendita e di raccolta? Qual è il vostro punto di vista? Vediamo cosa ne pensa la platea. Thank you.
Bene, vediamo allora i risultati. Abbiamo un 34% di persone che ipotizzano una riduzione dei costi operativi, un 16% uno strumento per incrementare i ricavi, un 14% uno strumento per migliorare le relazioni, le sinergie tra mondo della produzione e della distribuzione, e la fetta più alta, 36%, sinergie con i punti di vendita e raccolta. Come ti aspettavi questo tipo di dato? Che lettura dai di questi risultati? Beh, non credo che abbiano cambiato idea negli ultimi 20 minuti, e quindi mi sembra un messaggio interessante, perché è come dire che l'incremento dei ricavi viene dopo, no? È a valle di un'operazione che rispecchia la situazione, cioè siamo in una fase di discontinuità, e mi sembra molto, cioè apprezzo la sala, perché la riduzione dei costi operativi devi farla e introducendo tecnologia, ti muovi sull'altro versante, sinergia col punto di vendita, perché per quello che anch'io pure in sintesi ho detto, mi sembra che la sala abbia un'impostazione molto positiva. L'incremento dei ricavi, come dire, è la conseguenza di tutto un approccio diverso. Le sinergie tra produttori e distributori, diciamo che tutte le quattro hanno un valore, cioè non c'è una, anche quella è rilevante, ma sicuramente quella fa parte dell'innovazione della filiera complessiva. Ma io do anche una lettura di questo tipo, vedo proprio una misurazione della sensibilità sulle due priorità oggi di questo sistema di imprese, cioè ridurre i costi, lo sappiamo tutti, è una cosa fondamentale in questo momento, e anche però fortissima la sinergia con i punti di vendita. Mi stupisce il dato più basso, che sia la sinergia tra produttori e distributori, che invece forse potrebbe essere un'area su cui soprattutto l'industria in questo momento ha un grosso interesse a lavorare e a investire. Secondo me questo è anche nel, come dire, deve essere anche un'attività dei produttori verso i distributori. Cioè, deve essere pushing l'operazione. Anche, molto, certo. Il secondo argomento che abbiamo individuato con De Brabant è questo: cerchiamo di capire quali sono le barriere all'introduzione della tecnologia. Abbiamo quattro punti: i rischi dell'innovazione digitale, la difficoltà di rapporti con l'offerta tecnologica, la mancanza di skills tecnici e i costi elevati. Prego, televoto. François, qui abbiamo difficoltà di rapporti con l'offerta tecnologica, che è un elemento di conoscenza di quello che offre il mercato, cioè la mappatura delle aziende o delle proposte non chiara. Questa è la fotografia del paese. È la fotografia del paese. Cioè abbiamo un problema: perché non c'è il mercato dell'innovazione legata all'information technology? Perché c'è un dialogo domanda-offerta che cade in basso, perché da una parte, lo segnalate, mancanza di skill tecniche. Sapete quando viene dato un messaggio forte in un'azienda, quando si dà il valore all'information technology? Quando arriva qualsiasi interlocutore dell'information technology, con tutti i suoi difetti, e l'imprenditore dice, chiunque esso sia, dice: no, non ne parli con me, guardi, ne parli con lui. E lì l'ICT si è giocata tutto. Tutto. Mentre il di cui imprenditore a casa vede crescere l'innovazione in casa, la usa anche lui, ma non riesce a... Perché? Perché l'innovazione consumer è presentata in modo diverso. Guardate che Steve Jobs ha rivoluzionato il mondo, ha cambiato 5 settori. Cioè stiamo parlando di qualcosa che è veramente potente, e però perché ne abbiamo parlato tutti? Perché quando è mancato, tutto il mondo ne ha parlato.
perché ha saputo trasformare l'information technology in qualcosa di bello, leggero, disponibile e facile, a prezzo alto. Quindi con una customer experience positiva si è permesso dei prezzi da far paura, perché la Apple, vi segnalo, è quella che oggi è la maggior capitalizzazione in borsa. Qui c'è da imparare. Bisogna, poi noi italiani, design, c'è veramente da imparare. Però questo è il punto. E dall'altra parte difficoltà dei rapporti con l'offerta, che è conseguenza, è che l'offerta di ICT deve fare uno sforzo notevolissimo di riposizionare, di presentare le cose in modo diverso. Però, voglio dire, questa sensibilità c'è. Io credo che lo sforzo vada fatto insieme. Credo che abbiamo finito. Ecco, no, volevo fare una... Sono andato a prendere dei casi lontani, però ho davanti a me Dario Rinero, amministratore delegato del gruppo Poltrona Frau. Ecco, allora volevo, vi ho fatto esempi expert, Farmidea, il cui presidente signore ha lanciato recentemente, proprio in questi giorni parte, un'operazione di e-commerce molto intelligente, aggregante, col mondo del design italiano. Si chiama The Club e devo dire è la dimostrazione che insieme, superando la competizione che rimane, no? Ma in modo precompetitivo, hanno studiato un modello che coinvolge la rete di vendita. Guardate che l'e-commerce in Italia non decolla perché le aziende sono preoccupate di dar fastidio alla rete di vendita. Bene, Dario Rinero, con altri imprenditori del settore, ha studiato un meccanismo estremamente intelligente e positivo per affrontare. Quindi questo è un messaggio, molto in mente perché è qui seduto davanti a me. Bene. È un messaggio forte. Grazie a François de Brabant.